mama always did her best, and he was daddy's pride and joy. He learned to walk and talk on time, but never cared. Questo è il terzo appuntamento che facciamo sulle strade per raccontare la nostra città. Oggi passiamo dalla Marina. Vi ricordate il time che qualche tempo fa era un conto alla rovescia per quando sarebbe stata pronta la Marina, no? Il fiore all'occhiello di Civitavecchia? Ebbene, quel timing non c'è più. Non perché il tempo è finito e l'opera è stata realizzata, ma semplicemente perché l'incompetenza della giunta ha portato, come al solito, ad un nulla di fatto. Io partirei da questa immagine. Questo è uno dei famosi locali commerciali che non avrebbero dovuto fare, loro consapevoli di non poterlo fare, come al solito sono andati sopra la legge. Ed ecco qua che la Marina è bloccata, ecco qua che sta arrivando l'estate e che la Marina sarebbe dovuto essere una calamita per i turisti e per il commercio di Civitavecchia, e invece ecco di più. Proseguendo, vedete, non c'è praticamente nulla tranne qualche albero e qualche muro di nuovo scritto dalle persone che vengono qua in questo posto incontrollato, ed è terra di nessuno e per questo fanno quello che vogliono. Come potete vedere laggiù ci sono ancora i lavori in corso per mettere una pezza, sono riusciti ad aprire questo piccolo scorcio della Marina, ma è praticamente il luogo più bello di Civitavecchia che è inutilizzato. Noi speriamo, quando vinceremo, perché vinceremo, speriamo di poter riaprire questo spazio, di fare le cose secondo la legge, come vanno fatte, e di far sì che questo divenga veramente la calamita per quell'ondata di turisti di cui tutti sanno, che stanno sulla bocca di tutti, che dovranno essere una parte fondamentale di tutto quel ciclo e di quel meccanismo che farà ripartire Civitavecchia. Questo è uno dei motivi per cui noi dobbiamo voltare pagina, dobbiamo cambiare quello che è stato finora, perché non è solo una questione di ideologie di destra contro sinistra, è una questione di incapacità amministrativa. Questo io credo sia proprio l'esempio eclatante della mala gestione, della mala amministrazione, di cosa non deve essere fatto in una città. Come al solito, interessi personali che vanno al di là degli interessi collettivi e che riducono una città in questo stato. Alla prossima!